Sto leggendo un libro interessantissimo che mi ha indotto a riavvolgere la storia di 2000 anni. Già perché questa storia narra del tempo in cui Catilina tentò un'insurrezione per prendere il governo. E guardate che cambiando i personaggi ci risiamo anche oggi. Durante l'intera vicenda catilinaria si allunga sulla Repubblica quello che Giulio Cesare ha definito l'ombra di Pompeo. La notizia della morte di Mitridate nel 63 avanti Cristo, il re del Ponto, è giunta a Roma mentre Pompeo si trova a Gerico e si prepara all'assedio del Tempio di Gerusalemme. Andiamo avanti. La scomparsa definitiva di Mitridate era un fatto epocale, il conseguente prestigio di Pompeo enorme. Secondo Carcopino, Catilina e i suoi affrettarono i tempi della loro impresa proprio per prevenire il rientro di Pompeo. Pompeo, nel momento in cui Catilina si ribella, potrebbe prendere il potere con facilità, ma se ne astiene. Potrebbe essere destinatario di onori smisurati, ma li respinge. Sa bene, scrive Dione Cassio, che tutti gli onori concessi dal popolo ai potenti fanno nascere il sospetto che siano il risultato di uno sperequato rapporto di forze e dell'azione manipolatrice dei potenti stessi. Di qui l'ammirazione di Cassio Dione, che ha per Pompeo minor simpatia allo storico del III secolo d.C. nei confronti di Cesare, quel Cesare già raffigurato come strumentalmente demagogo, viene colto nella sua doppiezza, vuole abbattere la potenza di Pompeo, ma lo appoggia perché pensa di ingraziarsi la marcia, mostrandosi devoto al rivale e conta di rinsaldare così il proprio potere. C'è infine Cicerone, al quale Dione Cassio guarda con disprezzo, il celebre oratore e agli occhi di chi scrive qualche secolo dopo, inadeguato rispetto alla propria pulsione al comando. Le sue sono miserevoli astuzie, voleva, è chiaro, un ruolo di comando nella Repubblica perché se ne considerava all'altezza. Per conseguire tale obiettivo, però, aveva scelto una linea di condotta strumentalmente ambigua. Cicerone, in altre parole, intendeva dimostrare sia al popolo sia agli ottimati che quello tra i due schieramenti al quale egli si fosse accostato avrebbe prevalso. Perché questo riavvolgimento di 2000 anni? È perché, ma non ci vedete le stesse schermaglie di oggi? Io c'ero a San Giovanni nel 2013. Passati 10 anni si sono polverizzati e dire che hanno trovato un coniglio che è andato prima con la destra, poi con la sinistra, sempre premier, ed ora si riprepara ad un accordo di larghe intese, però il presidente so io, sia chiaro. Ma questo tanto per dire i soggetti che girano oggi, che rispetto a Cesare, a Pompeo, a Cicerone, lasciamo stare. Ma un'altra cosa che mi preme
è rappresentare che quello che si dicono a quattro occhi i premier, noi non lo sapremo mai, come non possiamo capire queste logiche. Ora, io ho un convincimento. Se io sto commettendo una stupidaggine, sono più attento al mio avversario che me la rinfaccia o ad un amico che mi dice: guarda, stai facendo un errore macroscopico. E dico questo perché ce l'hanno tutti con Orban, che quando ha iniziato il suo semestre di gestione dell'Europa è andato da Putin, è andato in Cina, è andato da qua, è andato da là. Finché si parlano è possibile trovare un accordo. Quando non si parleranno più, e allora saranno cavoli amari. Anche perché l'arma nucleare, mettetevelo in testa, non la utilizzerà nessuno, perché sui fondali dei mari stanno inguattati i sommergibili nucleari dotati di armi di distruzione, e tu sai benissimo che se mi mandi un missile a me, io te ne mando due a te. Soltanto gli imbecilli ancora quacquerano.